Sì, buongiorno a tutti, benvenuti all'incontro di oggi. Grazie per essere intervenuti così numerosi. Questo ovviamente ci conforta sulla bontà della scelta di realizzare questo incontro che è finalizzato fondamentalmente a supportare i comuni nella acquisizione, nella trasmissione dei progetti per i contributi della rigenerazione urbana. E consentitemi anzitutto di ringraziare i colleghi dell'ufficio formazione che, come avete visto, sono sempre che ci supportano con grandissima puntualità e il cui supporto è imprescindibile per la realizzazione delle nostre attività di carattere info-formativo che ormai da tempo caratterizzano le attività della fondazione. E dunque, il seminario di oggi è il primo di una serie di interventi che ANCI ed IFEL intendono mettere in campo per supportare i comuni in una fase che già oggi è caratterizzata da una robusta ripresa della contribuzione agli investimenti e che prevedibilmente caratterizzerà anche i prossimi anni, sia in funzione anti-emergenza, ma anche auspicabilmente in chiave di ripresa dell'economia e di recupero dei deficit infrastrutturali che, ahimè, caratterizzano il nostro paese. Sono già in campo molti miliardi di risorse stanziate prima dalla legge di bilancio 2020 e successivamente anche da tutti i provvedimenti che sono intervenuti nel corso dell'anno in funzione anti-emergenza, che obbligano ovviamente i comuni ad una gestione piuttosto complessa di tutte queste linee di finanziamento, soprattutto per gli aspetti sia progettuali che procedurali. E su questo punto noi intendiamo appunto mettere in campo una serie di iniziative a supporto dei comuni per potersi meglio, come dire, districare all'interno di un dedalo piuttosto ampio di scadenze, adempimenti e quant'altro che ovviamente voi conoscete ancora meglio di noi. L'incontro di oggi è realizzato in partnership con il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Finanza Locale e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, che ringrazio non solo ovviamente per la disponibilità, ma anche per il ruolo di impulso che hanno avuto alla realizzazione dell'incontro di oggi. Quindi vorrei ringraziare in particolare il dottor Colaianni e il dottor Marcello Zottola, che relazionerà tra poco della Direzione Centrale Finanza Locale del Ministero dell'Interno, la dottoressa Sonia Caffù della Ragioneria Generale dello Stato e i colleghi di Sogei, dottor Marco Piepoli, Gianluca Ricco e Francesca Michiotti, che a breve vi illustreranno le funzionalità della nuova piattaforma. Il seminario è dedicato in particolare ovviamente ai contenuti del DPCM 21 gennaio, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana stanziati dalla legge di bilancio 2020 e sarà in particolare anche analizzata la nuova piattaforma per l'acquisizione delle istanze progettuali che viene utilizzata oggi per la prima volta in fase di assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana, ma che verrà utilizzata per la gestione di tutte le linee di finanziamento che saranno attivate nei prossimi anni e che accompagneranno pertanto gli enti, la relazione tra gli enti e le amministrazioni centrali nei prossimi anni nella gestione di tutte le linee di finanziamento che saranno attivate. Noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento, non solo oggi, ma anche nei prossimi giorni. I materiali didattici saranno messi a vostra disposizione, sia video sia le slide per tutti gli approfondimenti del caso. E vi ringrazio di nuovo per essere intervenuti a questo incontro e cedo la parola per un veloce saluto al dottor Antonio Di Bari, collega di ANCI, responsabile del Dipartimento Infrastrutture. Grazie e a più tardi. Grazie, buongiorno a tutti, riporgo i saluti dell'ANCI e ringrazio sia IFEL che MEF, Ministero Interno della Ragioneria Generale dello Stato e Sogei per diciamo, aver aderito all'invito e aver contribuito alla realizzazione di questo webinar estremamente importante per quanto riguarda i comuni. Infatti illustreremo nel seguito gli interventi che appunto succederanno al mio i contributi del DPCM per la rigenerazione urbana attraverso la nuova piattaforma di cui ha parlato il collega e quindi saranno forniti maggiori dettagli. Ricordiamo la rigenerazione urbana ovviamente è un tema importante ed essenziale per le amministrazioni comunali perché permette il recupero di immobili, di aree, di zone delle città
assumono poi una connotazione a finalità sociali e aggregative. E infatti, nella gestazione del decreto si è tenuto in conferenza Stato-Città, si è tenuto conto appunto delle particolarità e delle peculiarità delle società e si è cercato di allargare per quanto possibile la platea dei comuni, tenendo conto anche sia di tutte le linee di finanziamento attivate dalla legge di bilancio e dagli altri decreti attuativi, le leggi di bilancio varie 19-20 e precedenti non utilizzate, quindi dagli altri decreti attuativi. Ad esempio, abbiamo anche il programma sulla qualità dell'abitare, che diciamo, è un'altra fonte di finanziamento che prevede altre misure. Nello specifico, il DPCM quindi è stato caratterizzato da una fase di condivisione gestazione in conferenza Stato-Città e poi di approvazione. Dopodiché è stato poi registrato la Corte dei Conti ed emanato con le scadenze che sappiamo, la domanda va fatta entro il 4, poi entreranno interventi successivi, entreranno nel mezzo. I contributi per le amministrazioni sono a carattere triennale, infatti il DPCM prevede circa 8 miliardi e mezzo dal 2021 al 2034 e prevede dei trienni di riferimento, quindi a settembre verrà fatto l'altro decreto per il triennio successivo a quello di cui stiamo discutendo, che è 21-22. Ci sarà la possibilità anche per altri comuni di entrare, quindi di fare la domanda per accedere a questi contributi. Come dicevo, quindi le finalità degli interventi devono essere quelle della riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e del miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Volutamente si è lasciata questa, diciamo, questa, possi queste possibilità ampie di intervento, poi specificate all'interno del decreto stesso con delle direttive e delle indicazioni più puntuali. In questo senso, il 2 aprile il Ministero dell'Interno ha emanato una serie di atti e di provvedimenti, appunto con il comunicato operativo, con le istruzioni per accedere alla piattaforma e per inviare la domanda, quindi anche il modello di domanda, che ripeto, va fatto in informatica, poi illustreranno bene come, tutto finalizzato ad agevolare le amministrazioni, quindi a prevedere una serie di attività che potessero rapidamente fare in modo che l'opera e l'intervento per cui si è chiesto il contributo potesse essere poi realizzato. Ci sono delle tempistiche precise previste nel decreto che dopo saranno illustrate prossimi interventi con l'ausilio delle slide. Ovviamente ci sono alcune domande che ci hanno già posto le amministrazioni, ai quali oggi in parte risponderemo. Se ce ne fossero altre, le raccoglieremo e con la disponibilità dei ministeri provvederemo poi a diffondere con i consueti canali utilizzati dall'ANCI e dai colleghi dell'IFE. Quindi io posso soltanto augurare buon lavoro e ringrazio nuovamente per questo primo appuntamento, da valutare poi se farne ancora altri oppure se diciamo, l'esaustività è tale che permette di arrivare a 4 giugno con già delle precisazioni ulteriori rispetto a quanto diremo. E vi ringrazio e passo la parola all'intervento successivo. Sì, prego, dottor Zottola, se vuole può iniziare il suo intervento. Grazie. Per la finanza locale del Ministero dell'Interno. Innanzitutto anch'io permettetemi di ringraziare anche l'ANCI e l'IFEL che ci hanno sono fatti promotori di questa iniziativa e ci danno l'opportunità di dialogare con voi, che saluto, con voi enti locali. Per noi
È un'opportunità, vedo che le domande già sono tante e quindi queste attività ci consentono di, spero di poter risolvere alcuni dei vostri dubbi e ci danno anche poi anche l'opportunità per evitare che le nostre caselle di posta si riempiano di domande alle quali molto spesso non riusciamo a dare risposte nei tempi adeguati. Ringrazio e saluto i colleghi del MEF, IGE, PAICAE e SOGEI, in particolare Sonia Caffù e Marco Piepoli. Sonia sempre disponibile a qualsiasi ora del giorno, il collega Marco, con la quale con i GAE e con IGE abbiamo iniziato quello che io amo definire un'avventura che poi adesso si è trasformata in una cosa seria perché il Ministero dell'Interno è stato inizialmente coinvolto nella gestione di tutta una serie di linee di finanziamenti e di contributi destinati agli enti locali, inizialmente con un ordine temporale che poi si sono andati, come ricordava prima Fabrizio, si sono andati ampliando con le ultime leggi di bilancio, ma diciamo che queste risorse questi programmi si sono avviati già a decorrere dalla legge di bilancio del 2018. E questi anni di rodaggio, no? Questi anni di rodaggio dal 18 fino ad oggi ci hanno consentito anche di fare delle valutazioni, di comprendere alcune necessità. Prima fra tutte quella di interloquire, con la possibilità di interloquire alle numerose difficoltà degli enti locali, che anche in termini di risorse umane della necessità delle poche risorse umane disponibili negli enti, ma anche delle poche disponibili risorse umane disponibili nell'ambito delle amministrazioni centrali. Sono emerse in questi anni la necessità poi soprattutto di avviarci verso una banca dati che fosse unitaria, sia per quanto riguarda la presentazione delle istanze, per il monitoraggio, per la rendicontazione proprio, per fare in modo di facilitare il lavoro degli enti locali che oggi si ritrovano con una miriade di banche dati delle varie amministrazioni, e poi una dove presentare l'istanza, un'altra dove fare il monitoraggio, un'altra ancora per la reportistica ai fini della rendicontazione. Insomma, io penso che l'iniziativa che auspico vada avanti anche per le altre attività di creare un punto di accesso unico, sia una delle esigenze che sono maggiormente sentite dagli enti locali. Le altre, diciamo, iniziative sono rivolte soprattutto, a fare in modo anche che si evitano una serie di errori che poi po possano portare alle esclusioni. Abbiamo sperimentato, su altre linee di finanziamento come facilmente ci sono errori nei CUP o nella trasmissione dei dati contabili. Ecco, anche in questo senso, cioè, si avverte forte la necessità di avere una serie di strumenti che segnalino all'ente già in fase dell'istanza le eventuali anomalie che l'istanza in quel momento si trova a subire da questo punto di vista. E poi tutte le attività di monitoraggio anche di rendicontazione che auspico possano trovare anche loro una collocazione nell'ambito del MOP, della BIDAP MOP. Ecco, qui ho riportato quelli che sono attualmente i principali contributi che sono in gestione alla Direzione Centrale della Finanza Locale. Come vedete sono molti, si tratta di un programma pluriennale che arriva fino al 2034. E tra questi, come potete notare, ho evidenziato la linea di finanziamento di cui ci andremo ad occupare oggi, che è quella appunto della rigenerazione urbana. Si tratta fondamentalmente la normativa primaria, diciamo che è abbastanza scarna, si tratta fondamentalmente di due commi della legge di bilancio 2020, commi 42 e 43, e in particolare il comma 42 ci dice il periodo di riferimento, ci dice che dal 2021 al 2034 sono assegnati ai comuni per investimenti, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. La norma già in qualche modo definisce quello che poi il DPCM declinerà. Cioè ci dice che in realtà i contributi sono destinati solo ai comuni, per cui
solo i comuni per il momento possono presentare istanze e non è possibile quindi che le istanze siano presentate da altri enti locali, tipo unioni di comuni o città metropolitane o province. La norma ci dice pure che questi contributi sono finalizzati alla riduzione, sono organizzati a progetti per la rigenerazione urbana che abbiano come fine la riduzione di fenomeni di marginalizzazione o di degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale ed ambientale. Anche qui il DPCM poi declinerà quali sono le tipologie di investimenti possibili con questo contributo e lo vedremo. Le risorse è un programma ambizioso, parliamo di circa 8,5 miliardi di euro che sono state stanziate, sempre le risorse sono definite dal comma 42. E come potete notare è un crescendo di risorse che poi dal 25 al 34 si stabilizzano in 700 milioni di euro annui. E anche poi in studio la possibilità di anticipare parte del programma con l'implementazione delle risorse agli anni che stiamo attraversando. Qui ho un grafico con le risorse come sono spalmate nel tempo. Il comma 43 dell'articolo 1, dicevo appunto, si tratta semplicemente di due commi, ci dice che i criteri, no, di attribuzione del contributo, le modalità di presentazione delle istanze e l'assegnazione avviene attraverso un DPCM di concerto con il MEF, il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Infrastrutture, previa intesa in sede della conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Appunto, con questo DPCM vengono definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze, ivi inclusa le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, che vediamo come sono state declinate nell'ambito del DPCM, nonché il monitoraggio anche in termini poi di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, monitoraggio che avviene sempre nell'ambito della BTAP-MOP di cui al Decreto Legislativo 229 del 2011. Lo stesso DPCM deve poi disciplinare le modalità di rendicontazione e di verifica dell'utilizzo dei contributi. Quando deve essere adottato questo DPCM? Abbiamo delle finestre diverse. Per il triennio del 21 al 23 doveva essere adottato entro settembre, sappiamo che è stato adottato il 21 gennaio del 2021, mentre per i trienni successivi e per l'ultimo biennio, questo DPCM dovrebbe essere, dico dovrebbe, poi vediamo perché, dovrebbe essere adottato entro la data del 31 marzo antecedente il triennio di riferimento, ovvero il biennio per gli ultimi 2 anni. Le istanze, no, per il primo triennio devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione del DPCM, che sta dalla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale. Il DPCM, come vi ricordavo, è del 21 gennaio, è stato però pubblicato il 6 marzo. E l'assegnazione poi del contributo viene fatta con un ulteriore decreto interministeriale, Ministero Interno, MEF, MIT o ex MIT, entro 150 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM. Successivamente, sempre con decreto del Ministero dell'Interno, saranno disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, ma nei trienni successivi le istanze dovranno essere presentate entro la data fissa del 30 giugno l'anno precedente il triennio, mentre l'assegnazione avverrà con decreto a data 30 settembre. Ecco, qui ho riportato quello che riguarda, quelli sono gli atti già emanati e che poi dovremo andare a emanare all'esito della procedura di acquisizione delle istanze, per quanto concerne il triennio 2021-2023.
Quindi, come ho citato, il DPCM del 21 gennaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo del 21, poi è stato pubblicato di recente, il 2 aprile, il decreto, probabilmente ancora nemmeno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma lo trovate sicuramente sul sito della Finanza Locale, è il modello per la presentazione delle istanze. E poi entro 150 giorni dal 6 marzo, quindi presumibilmente entro agosto, verrà emanato il decreto di cui ho parlato di assegnazione dei contributi. E adesso passiamo quindi, dopo aver accennato alla norma, e come abbiamo detto, in realtà è corposa ma scarna, perché dà delle indicazioni di massima, poi rimandando al DPCM, passiamo proprio all'analisi di questo DPCM del 21 gennaio. L'articolo 1 ci dice innanzitutto del DPCM che il decreto definisce in via sperimentale, in fase di applicazione, per il triennio 21-23. Come abbiamo detto, quelli che sono i criteri, le modalità di assegnazione dei contributi, i ribassi d'asta, le attività di monitoraggio, rendicontazione e verifica, nonché tutto ciò che attiene alla revoca, al recupero e alla riassegnazione. Successivamente al triennio, le istanze verranno emanati probabilmente altri DPCM, anche se c'è da dire che forse lo vedremo anche dopo, che nel caso in cui i citati DPCM non dovessero essere emanati, varrà sempre il DPCM 21-23 con poi l'aggiornamento dei dati per quanto riguarda i criteri di riparto. Ecco. Qui, come dicevo prima, sempre lo stesso DPCM poi ci dice a chi può chiedere il contributo, no? Abbiamo visto, la norma ci parlava dei comuni e qui il DPCM inizia a declinare in maniera un po' più analitica quali sono questi comuni mettendo delle limitazioni. In particolare hanno facoltà di richiedere i contributi attraverso la presentazione di un'istanza. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, nonché i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana. Quindi, no, come abbiamo già detto, non è possibile che l'istanza sia presentata da altri enti locali e probabilmente questo non sarà proprio possibile in sede di presentazione della domanda attraverso i parametri che verranno inseriti nella piattaforma. E non è possibile nemmeno presentare istanza a unioni di comuni o a raggruppamenti di comuni, come qualcuno in qualche già quesito mi ha posto alla nostra attenzione. È previsto poi un ulteriore limite per quanto riguarda la di popolazione, per quanto riguarda l'entità del contributo richiedibile. Per cui ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi, per massimo per 5 milioni di euro per i comuni che vanno da 15.000 a 50.000 abitanti, 10 milioni di euro, anzi, per i comuni da 5 milioni per i comuni da 15.000 a 49.999, meglio essere precisi, 10 milioni per i comuni con popolazione da 50 a 100.000 abitanti e 20 milioni per i comuni con popolazione superiore o uguale a 101.000 abitanti e per i comuni capoluoghi di provincia o sede di città metropolitana, a prescindere dal numero della popolazione. Lo stesso DPCM poi all'articolo 2, no, declina, no, quali sono gli interventi ammissibili. Per cui l'articolo 2 ci dice che i contributi sono concessi. Cosa sta succedendo? Le slide vanno avanti da sole. L'articolo 2 ci dice che i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insieme coordinati di interventi pubblici,
anche ricomprese nell'ambito delle opere incompiute, richiamando la norma, quindi tese alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e miglioramento, della qualità del decoro urbano, e poi ci dà tre casistiche, quindi la A, manutenzione per riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche, di strutture edilizie esistenti pubbliche, per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati, in assenza o totale difformità del permesso di costruire, e la sistemazione delle pertinenti aree. B, miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale, e C, mobilità sostenibile. Quindi abbiamo una norma che è una norma di ampia portata, no? Tra i quesiti che mi sono pervenuti, che ci sono pervenuti come finanza locale, ma stesso al MEF, alcuni hanno chiesto se era possibile prevedere interventi di ricostruzione completa. È chiaro che nel momento in cui economicamente, no, risulta più conveniente demolire e ricostruire, l'intervento è possibile. Oppure diciamo, anche il ripristino, quindi il miglioramento delle aree, no? Delle aree pubbliche, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche. Mi è stato chiesto se è possibile costruire. Sì, è possibile, potrebbero rientrare. La cosa che bisogna poi specificare è che comunque si deve trattare di opere pubbliche, per cui laddove, come qualcuno mi ha chiesto, nell'ambito di una mobilità sostenibile sia possibile acquistare bus o quant'altro per il trasporto pubblico locale, la risposta in questo caso è negativa, no? Perché i beni e i servizi devono essere, sono spesabili, ma sono nel limite in cui sono strumentali all'intervento che si realizza, che deve essere di lavori, quindi di opere pubbliche. E comunque, come dicevo, la norma è una norma che è abbastanza ampia, no? Comprende tante casistiche. Mi è stato detto se è stato chiesto a noi se era possibile la ricostruzione di centri sportivi, di palazzetti dello sport. Dopo anche un confronto con i colleghi dell'IGEPA, io non vedo elementi ostativi a queste iniziative, a queste richieste. Questo l'abbiamo visto. Ecco, l'altra cosa interessante, sempre previsto dall'articolo 3, no, del DPCM, che il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva, qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare, dandone poi separata evidenza nel momento in cui si andrà a presentare l'istanza attraverso la nuova piattaforma GLF. Per chiarirci, quindi, il contributo paga solo le spese di progettazione esecutiva, quindi non paga, quindi non può coprire le attività preliminari, non può coprire la progettazione provvisoria o definitiva, quindi quelle devono rimanere a carico del comune, no? L'altra questione che ripetutamente mi viene posta è se l'ente debba avere un livello di progettazione per poter presentare l'istanza. Diciamo che in realtà, e lo vedremo anche dopo, la norma non richiede, no, un livello di progettazione, ma è chiaro che siccome ci sono dei termini stringenti per la realizzazione dell'opera, che si presume che l'ente abbia un qualcosa di cantierabile o che comunque possa trasformarsi facilmente in una progettazione esecutiva per poi arrivare alla cantierabilità dell'opera. In linea teorica non è previsto un livello di progettazione, se non nella misura in cui questo livello poi consenta all'ente di rispettare i termini di cui diremo dopo. Ok? Le richieste, questo poi ci sarà scritto
da tutte le parti, nel DPCM, nel decreto di presentazione delle istanze, nel comunicato, devono indicare il CUP e il CUP deve essere valido e deve essere relativo alla natura, settore, sottosettore, categoria che però che poi è stato indicato nel comunicato. Anche qui io penso che uno degli sforzi che mi auspico poi già produrre i suoi effetti è quello poi di non rendere procedibile l'istanza se non si è preso un CUP identificato secondo quanto riportato nel comunicato. Ma su questo puoi sentire i miei colleghi di Sogei. E inoltre le opere devono riferirsi, devono essere inserite in uno strumento di programmazione annuale o triennale. E chiaramente devono rientrare ed essere conformi allo strumento urbanistico comunale, come si voglia denominarlo, a seconda poi anche dell'ambito territoriale di riferimento. Qui qualcuno ha chiesto se devono essere già inserite nella programmazione o se possono essere inserite successivamente al finanziamento. Su questo mi sentirei di dire. Forse potrebbe essere anche una risposta a cui daremo condividendola con il MEF, che è preferibile che sia presente nello strumento di programmazione, anzi necessario, magari anche nelle annualità successive, oppure si fa una variazione, oppure in sede di predisposizione dei bilanci. Quindi sicuramente è preferibile che l'opera sia inserita nell'attuale strumento di programmazione che tra l'altro si sta andando a fare o si sta aggiornando con il DUP per allegarlo al bilancio. Ed inoltre l'altro elemento importante è che i comuni alla data di presentazione dell'istanza devono aver trasmesso alla BIDAP i documenti contabili, no, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere A e B del decreto del MEF del 12 maggio 2016. No? In questo caso parliamo per il triennio 21-23 del rendiconto come specificato nel comunicato pubblicato sul sito della finanza locale. Per il triennio 21-23 parliamo del rendiconto 2019. Il DPCM poi all'articolo 4 ci dice che il modello dell'istanza deve essere definito con un decreto del Ministero dell'Interno che è stato adottato, come dicevamo, il 2 aprile. Questo decreto prevede una modalità informatizzata di presentazione dell'istanza. Quindi attenzione. In altri casi ci sono pervenute domande sulle PEC o per i più svariati canali. Queste domande non verranno assolutamente ritenute ammissibili. L'unica modalità per presentare l'istanza di accesso al contributo è quella attualmente della nuova gestione delle linee di finanziamento, di cui vi diremo e vi dirà dopo la Sogei. No? La domanda poi chiaramente dovrà contenere una serie di indicazioni, una serie di dati. Qui già nel DPCM avevamo previsto, vedete, il Ministero dell'Interno si riserva la facoltà di comunicare d'intesa con il MEF, modalità informatiche per semplificate, perché già qui, proprio sulla base di quell'esperienza pregressa di cui ho fatto cenno all'inizio, avevamo pensato di avviarci verso un sistema che prevedesse un'unica banca dati per la presentazione delle istanze. E il termine di presentazione delle istanze è, come poi vedremo nel comunicato, scade il 4 giugno, sono 90 giorni dalla pubblicazione del DPCM. Come poi verranno individuati all'esito della procedura di acquisizione delle istanze, no? Come verranno assegnati questi contributi? L'assegnazione è disciplinata dall'articolo 5 ed è abbastanza semplice, no? L'assegnazione verrà fatta con un decreto, quindi con un decreto sempre interministeriale, entro 150 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del PCM, quindi più o meno nel mese di agosto,
E nel caso in cui il numero delle richieste superi, il numero delle richieste ammesse superi l'entità delle risorse disponibili, si farà ricorso all'indice di vulnerabilità sociale e materiale, che come sapete è un indice che viene estrapolato dall'Istat su tutta una serie di indicatori per gli enti locali, indicatori che vanno da ecco, la popolazione analfabeta di 25-64 anni o alfabeta ma senza titolo di studio, la percentuale delle famiglie con disagio economico. Poi l'incidenza dei giovani tra 15 e 29 anni non attive e non studenti, la presenza di famiglie con più di 6 componenti oppure monogenitoriali, insomma, tutta una serie di indicatori per la quale viene tirato fuori questo indice che poi servirà, per l'attribuzione delle risorse, servirà come criterio determinante per l'attribuzione di queste risorse nel momento in cui le istanze superino le risorse disponibili. L'assegnazione dovrà assicurare comunque il rispetto dell'articolo 7 bis, che anche qui prevede che per la riduzione dei divari territoriali, che nel caso di programmi di investimenti siano assicurati alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente. È chiaro che andando a operare con l'indice di vulnerabilità, presumibilmente quest'altra prescrizione normativa verrà automaticamente rispettata. E qui veniamo poi invece all'articolo 6 del DPCM, che ci dice quelle che sono le tempistiche per l'affidamento e il monitoraggio dei lavori. Attenzione! Diciamo prima appunto della progettazione, della necessità che si abbia un livello di sistema, perché ci sono delle tempistiche abbastanza stringenti. Innanzitutto, per affidamento dei lavori, noi parliamo della stipula del contratto. Quindi, qui siamo in un ambito diverso rispetto a quanto anche fatto con altre tipologie di contributi gestiti dalla stessa finanza locale, penso al contributo alla progettazione, il contributo alla messa in sicurezza, laddove l'affidamento veniva equiparato anche all'avvio della procedura di gara. In questo caso l'affidamento equivale alla stipula del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 32 del codice dei contratti. Vi ricordo l'articolo 32 del codice dei contratti al comma 8, che prevede la responsabilità erariale del dirigente, o meglio la valutazione per la mancata stipula del contratto entro i termini per non giustificato motivo. E i termini sono definiti dal DPCM, sono di 12 mesi per le opere fino a 2 milioni e mezzo. In realtà il DPCM parla di opere comprese tra 750 mila euro e 2 milioni e mezzo. E qualcuno ha chiesto per quelle sotto i 750 mila euro, sono sempre 12 mesi, fermo restando che parliamo sempre di opere che hanno una loro complessità, per questo è stato messo questo importo, però è evidente che se l'opera ha un costo inferiore, il termine è sempre di 12 mesi. Chiarisco anche che il contributo è a totale copertura dell'opera, quindi non è necessario cofinanziare l'opera, no? Anche se ciò è possibile, e il cofinanziamento non ha alcun privilegio rispetto come criterio di attribuzione. Questa è un'altra cosa che mi è stata chiesta. Gli importi superiori a 2 milioni e mezzo di euro, i termini si allungano e diventano di 20 mesi. Comunque sono dei termini
se vogliamo, non molto ampi, se si pensa che in questo periodo è necessario stipulare il contratto, quindi non avviare la procedura di gara, non aggiudicare in via provvisoria, ma stipula del contratto. La norma poi prevede un'estensione di questo periodo di 12 mesi nel caso in cui, oltre all'esecuzione dell'opera, venga richiesta con esplicita indicazione nell'ambito della domanda, come è stato detto, anche anche il costo della progettazione esecutiva. Quindi si hanno 12 mesi in più, ed inoltre è prevista un'estensione di ulteriori 3 mesi nel caso in cui l'ente si avvalga di una centrale unica di committenza, ovvero di una stazione in alternativa, ovvero di una stazione unica appaltante. Da quando decorrono questi termini? Questo pure è importante, cioè i 12 mesi, i 20 mesi, ovvero le estensioni nei casi che abbiamo citato, da quando decorrono? Sempre l'articolo 6 ci dice che per l'anno 2021 decorrono dalla data di emanazione del decreto di assegnazione, quindi ad agosto, da quando uscirà il decreto di assegnazione, gli anni 22 e 23, dal 1 ottobre precedente, per gli anni successivi, qua ci deve essere stato ricordato, dal 1 ottobre precedente ciascun anno di riferimento. In caso di scorrimento della graduatoria, i termini decorrono dalla data di adozione del decreto di assegnazione. Il monitoraggio, come ci diceva prima, è effettuato attraverso il sistema BIDAP MOP di cui al decreto 229 del 2011. Le opere vengono classificate, devono essere classificate sotto la voce rigenerazione urbana LB 2020, 42. Questo poi non so se sarà possibile che venga fatto anche in automatico, cioè che il CUP sia automaticamente presente nell'ambito del sistema di monitoraggio, perché adesso per tutte quei contributi in cui l'istanza non è stata fatta tramite la nuova piattaforma, è necessario associare il CUP alla linea di finanziamento. Auspico che questo poi possa avvenire anche in modalità automatica per questo caso, visto che l'istanza è presentata direttamente sulla BIDAP MOP. L'erogazione del contributo, disciplinata dall'articolo 7, viene disposta dal Ministero dell'Interno, dall'Ufficio Trasferimenti Ordinari Speciali della Finanza Locale, e viene disposta nei limiti del 30%, previa verifica attraverso il sistema di monitoraggio. Ecco, noi scarichiamo dei report dal sistema di monitoraggio, dove vediamo se sono stati rispettati i termini per l'affidamento dei lavori. Affidamento dei lavori da intendersi nel modo che abbiamo poc'anzi detto, cioè stipula del contratto. Poi il 60% sulla base degli stati di avanzamento di lavori o delle spese maturate dall'ente, sempre rilevate tramite il sistema di monitoraggio. Quindi in questo caso è importante che gli enti popolino correttamente la banca dati MOP per il monitoraggio, quindi inserendo anche le spese sostenute, no? Successivamente l'altro 10%, quindi il saldo, verrà erogato previa trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione, a seconda di quello che prevede il codice dei contratti. E anche qui io mi auspico, anche noi come Finanza auspichiamo, che sia possibile che la trasmissione di questo certificato possa avvenire sempre all'interno della BIDAP, che è una delle esigenze che sentiamo forte, di avere una banca dati unica per tutte le attività, proprio per favorire gli enti, perché siamo resi conto in questi anni, anche rispetto a tutti gli altri finanziamenti gestiti dai vari ministeri, che comprensibilmente gli enti sono in grande difficoltà. La rendicontazione, disciplinata dall'articolo 8, cui i comuni destinatari dei contributi, per quanto riguarda gli adempimenti di natura informativa, li ottemperano attraverso il sistema di monitoraggio di cui abbiamo fatto cenno,
Mentre invece adempiono all'obbligo del rendiconto di quell'articolo 158 del TUEL, norma a carattere generale per tutti i contributi straordinari, ecco, in quel caso vi adempiono presentando entro 60 giorni dal termine di ciascun esercizio finanziario apposita relazione quali quantitativa, come citato al 158, ma una relazione. Non deve essere una tesi, no? Come alcune volte succede. Poche paginette nella quale, in maniera quale quantitativa viene descritta l'opera, nonché i benefici che tale opera ha avuto per la collettività, nonché poi anche una scheda sintetica in Excel, magari, con gli ordinativi di pagamento emessi. E cosa succede nel caso poi di eventuali ribassi d'asta? Qui c'è pure qualche novità rispetto agli altri contributi che normalmente gestiamo. Innanzitutto è possibile, a differenza di quanto avviene per altre tipologie di contributi, previa formale richiesta al Ministro dell'Interno e conseguente autorizzazione, è possibile utilizzare queste economie per eventuali varianti in corso d'opera, varianti che però devono essere sempre conformi al codice dei contratti e a quanto prescritto dall'ANAC, perché poi in sede di controllo, laddove quell'opera entrerà nel programma di controllo, queste cose andranno valutate. Quindi, per le varianti occorre la formale autorizzazione del Ministero dell'Interno. In assenza delle varianti, come già succede per altre tipologie di contributi, questi risparmi sono vincolati fino al collaudo e successivamente possono essere utilizzate per ulteriori investimenti e per aventi la medesima finalità indicata dal DPCM. Quindi A, B e C l'abbiamo citato prima. Ha preso un nuovo cupo con un'ulteriore opera. In questo caso, no, le risorse al momento dell'erogazione del saldo vi verranno trasferite interamente e non è necessaria, come nel citato caso precedente della variante, alcuna autorizzazione preventiva. Eventuali poi somme non impegnate, non utilizzate, non rendicontate nell'ambito del sistema BIDACOMOP verranno recuperate con i sistemi in uso alla finanza locale, che sono quelli di quei commi 128-129 della legge di bilancio 2013, che con gli enti locali conoscono bene, che prevedono una detrazione sui trasferimenti, ovvero nel caso di incapienza, una comunicazione per le trattenute all'Agenzia delle Entrate. Attenzione alle revoche perché i casi di mancato rispetto dei termini degli affidamenti a cui abbiamo fatto cenno, che abbiamo detto, i casi in cui appunto si violino le disposizioni del codice dei contratti, i casi in cui poi il finanziamento sia in tutto e parte finanziato da altro programma o da altro contributo determinano la revoca del contributo. La revoca in questo caso del contributo, se le risorse sono già nel bilancio dell'ente, è necessario che l'ente le versi ad apposito capitolo il bilancio che poi si provvederà, queste risorse verranno, si provvederà a richiedere in riassegnazione sul capitolo di bilancio del Ministero dell'Interno. Diversamente, se non sono entrate nel bilancio dell'ente e sono ancora nella disponibilità del Ministero dell'Interno, in entrambi i casi tutte le risorse riguadagnate al capitolo di bilancio verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. In questo caso, chiaramente, i termini avranno una decorrenza diversa, decorreranno dall'invio tramite PEC. All'ente dell'avvenuto scorrimento e quindi dell'avvenuta concessione del contributo. E infine arriviamo ai controlli, per cui il DPCM si chiude proprio con le revoche di cui abbiamo detto e con i controlli, prevedendo che il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, effettuerà dei controlli a campione sulle opere oggetto del contributo, utilizzando le risorse umane, ahimè adesso pochissime, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate. Ecco, allora fino a qua il DPCM.
Abbiamo detto che il DPCM prevede che il Ministero dell'Interno emani un decreto per la trasmissione delle istanze. Questo decreto, come già detto, è stato emanato il 2 aprile, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo decreto fondamentalmente delinea quali sono le modalità di trasmissione delle istanze, cosa segnalare. L'articolo 1 e l'articolo 2 non fa che richiamare poi quali sono i comuni richiedenti, quali sono i comuni che possono richiedere il contributo, ma già era previsto dal DPCM, quali sono le tipologie di investimento a cui abbia fatto cenno A, B e C, mentre invece interessante è l'articolo 3, per cui la trasmissione dell'istanza avverrà attraverso questa nuova piattaforma GLF integrata nel sistema MOP. Le istanze prodotte dovranno essere prodotte solo con questo sistema e non sono accettate ulteriori modalità di trasmissione delle predette istanze. Ecco, vi segnalo che per la validità della comunicazione i comuni devono, entro il termine perentorio del 4 giugno delle 23:59, devono presentare l'istanza. La piattaforma sarà aperta dalle 8 alle 20, l'ultimo giorno sarà aperta fino alle 23:59. L'istanza deve essere presentata, munita della sottoscrizione con firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. Poi chiaramente il VM all'articolo 5 ci dice cioè ci dice l'importanza del CUP, quindi ogni richiesta deve indicare un CUP valido e correttamente individuato. Ora, con il contributo è possibile che il contributo possa finanziare anche più opere, questa è un'altra istanza. È sempre necessario, auspicabile, tranne i casi eccezionali dove abbiamo più lotti, che ogni opera sia identificata dal suo CUP. E possibilmente, anzi, più che possibilmente, direi necessariamente che questo CUP, oltre ad essere attivo, no? Sia anche generato di recente, non sia una cosa, cioè, è capitato in alcuni casi di CUP generati numerosi anni addietro, che poi gli enti hanno chiesto se era possibile rettificare, cosa che poi non è possibile. Ecco, quindi CUP deve essere per ogni opera possibilmente, identificativo di ogni opera. Finanziamento può finanziare più opere, quindi più CUP, ma deve essere anche recente. Ok? Attenzione, l'abbiamo già detto, alla data di presentazione dell'istanza devono essere stati trasmessi i documenti contabili, cioè il rendiconto del 2019. Ok? Unica eccezione per quegli enti locali, per i comuni in particolar modo, per le quali sono sospesi i termini di trasmissione dei dati di bilancio, e in questo momento mi vengono in mente solo in questo momento solo gli enti dissestati, no? In passato c'erano delle sospensioni anche per gli enti terremotati. È sempre possibile rettificare l'istanza annullando la precedente e inviando una nuova, ma su questo poi i colleghi della Sogges saranno più chiari di me. Vi segnalo inoltre quando riportato nelle premesse del decreto del 2 aprile, no? Dove è previsto, tra i visti è considerato, no? Dove è previsto che i progetti selezionati, quindi i progetti che verranno finanziati, potranno essere eventualmente inclusi nel piano del PNRR di ripresa e resilienza nazionale. Dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, la seguente dicitura: finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Ma su questo poi comunque vi daremo delle ulteriori indicazioni nel momento in cui effettivamente questa possibilità si dovesse realizzare in maniera concreta. Accenno infine al comunicato del 2 aprile. Innanzitutto trovate sia il comunicato, qui c'è la URL, l'indirizzo dove potete trovare sia il comunicato che il decreto del 2 aprile e il comunicato esplicativo.
Sul comunicato, ecco, segnalo quello che in parte già ho detto, i CUP devono essere validi, attivi e non sono ammessi CUP chiusi, revocati o CUP non corretti formalmente. Ogni CUP normalmente, ogni opera deve avere il suo CUP, a meno che poi non si abbia un intervento per lotti, no? I CUP devono corrispondere alla natura 03, e qui viene esplicitato qual è questa tipologia di natura, e l'allegato al comunicato riporta per le varie tipologie di interventi ammissibili, abbiamo detto A, B e C, quindi infrastrutture di trasporto, i vari settori con i codici, i vari sottosettori, nonché il codice della categoria. Quindi sul comunicato trovate un'intera paginetta con i CUP, i settori, natura, settore, sottosettore, categoria dei CUP conformi alle opere di cui A e B e poi quelli della relativi alla mobilità sostenibile. Inoltre vi segnalo che il comunicato fa pure un cenno a quelli che sono gli indicatori fisici, proprio in relazione al fatto di cui dicevamo prima, della possibilità che vadano sul programma comunitario di nazionale, PNRR, ogni intervento di cui si richiede finanziamento è necessario poi che vengano anche indicati gli indicatori fisici. Indicatori che sono sempre allegati al comunicato nelle ultime pagine, che però verranno poi resi ufficiali solo dopo la presentazione del piano nazionale alla Commissione europea che avverrà entro il 30 aprile. Quindi a partire dal 5 maggio saranno poi sbloccate le funzioni di compilazione, per quelli che devono magari modificare l'istanza inserendo, questi indicatori. Quindi qui lo diciamo con un apposito punto, le istanze presentate precedentemente alla data del 5 maggio dovranno essere integrate sul sistema MOP con le informazioni relative ai CUP per cui si è presentata l'istanza. Informazioni relative appunto a questi indicatori che trovate nelle ultime pagine, no? In ogni caso sulle modalità di aggiornamento di questi indicatori, per le istanze già presentate, saranno forniti degli appositi chiarimenti, no? Indicatori li trovate, come dicevo, nelle ultime pagine del comunicato e per farvi un esempio, nel caso del settore infrastrutture di trasporto, l'indicatore di primo livello è la lunghezza dei chilometri dell'intervento, oppure la capacità delle strutture e il numero di posti disponibili, no? Ancora nelle infrastrutture ambientali, nelle risorse idriche, nella categoria infrastrutture verdi abbiamo la superficie complessiva degli interventi in metri quadri, insomma, cose abbastanza semplice, almeno penso per voi. Ecco, quindi qui poi io mi fermerei e darei la parola ai colleghi del MEF e della SOGEI e vi ringrazio quindi per l'attenzione e vi Sì, saluto. grazie. Grazie, dottor Zottola. Io cederei la parola ai colleghi di SOGEI, credo a dottor Gianluca Ricco, che vorrei avvertire con una comunicazione di servizio che possiamo anche sforare un po', non possiamo andare oltre le ore 13, per cui buon lavoro, grazie e ci sentiamo più tardi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Cerco di essere abbastanza breve per non togliere spazio alla collega Francesca Michiotti che vi illustrerà un po' le funzionalità della piattaforma. Come SOGEI, che come sapete è partner tecnologico della Ragioneria Generale dello Stato, abbiamo supportato praticamente la progettazione e la realizzazione della nuova piattaforma CLF, gestione linee di finanziamento, naturalmente in sinergia con l'ispettorato IGAE, quindi col dottor Marco Piepoli e con la dottoressa Sonia Caffò, che invece fa parte dell'ispettorato IGEVA. La cosa fondamentale, riprendo un po' quello che è
quello che ha detto un po' il dottor Zottola, no? Cioè che è fondamentale il processo, quindi quello che fa la piattaforma è supportare l'intero processo end to end, quindi tutte le attività afferenti a diversi attori istituzionali che partecipano al processo appunto di gestione di una linea di finanziamento. Nel fare ciò, naturalmente, si è sfruttato l'enorme patrimonio informativo della Ragioneria Generale dello Stato, che è già presente e centralizzata all'interno della banca dati delle amministrazioni pubbliche. Faccio riferimento, ad esempio, a tutte le informazioni che vengono inviate dagli enti relativamente al processo di monitoraggio delle opere pubbliche, oppure all'invio che fanno gli enti territoriali relativamente agli schemi di bilancio armonizzati, quindi nell'ambito della tematica finanza agli enti territoriali gestiti dall'Ispettorato ICEPA. Quindi, sfruttando questo enorme patrimonio informativo, che poi alla fine sono gli enti stessi che inviano al sistema centrale, si è creato quindi questa piattaforma che cerca appunto di supportare l'intero processo. La piattaforma si compone di tre moduli. Il primo modulo, che è rivolto all'amministrazione capofila, in questo caso per quanto riguarda la linea di finanziamento rigenerazione urbana, al Ministero dell'Interno naturalmente, e lo supporta nella compilazione e nella gestione dell'anagrafe appunto delle linee di finanziamento che afferiscono al Ministero dell'Interno. Quindi diciamo che il primo modulo supporta quindi il processo operativo diciamo, del Ministero dell'Interno. Il secondo modulo invece, che è quello che sarà poi oggetto della presentazione della dottoressa Micchiotti, invece è rivolto agli enti, in questo caso, nel caso della rigenerazione urbana, ai comuni, che rispettano i criteri di ammissibilità naturalmente illustrati dal dottor Zottola all'interno del DPCM. E che potranno, utilizzando le funzionalità della piattaforma, valorizzare appunto le istanze di richiesta per accedere al finanziamento e potranno naturalmente inviarla. Il terzo modulo invece riguarda invece la fase successiva, no? Quella relativa alla gestione delle graduatorie. Quindi una volta chiusa la finestra temporale di invio delle istanze, tramite la piattaforma si gestirà appunto la graduatoria per capire chi soddisfa i requisiti di ammissibilità, diciamo, e potrà accedere, diciamo, ai finanziamenti previsti dalla rigenerazione urbana. Quindi adesso non rubo più tempo alla dottoressa Micchiotti, che vi illustrerà diciamo, le funzionalità della piattaforma relative appunto al secondo modulo, quindi quello che riguarda appunto i comuni e per l'invio delle istanze relative alla richiesta di finanziamento per quanto riguarda la rigenerazione urbana. E concludo ringraziandoli per il Ministero dell'Interno per averci invitato a questa importante iniziativa. Grazie. Buongiorno, oggi sono qui appunto per presentarvi la nuova funzionalità che è stata integrata nell'applicazione MOP e è dedicata alla presentazione di domande per i progetti di rigenerazione urbana. Questa applicazione appunto integrata nell'applicazione MOP per l'accesso a GLF, quella che è la gestione delle linee di finanziamento, si dovrà accedere all'area riservata del portale Open Bidap e poi selezionare l'applicazione MOP. L'accesso, come non so, avete visto ultimamente nel MOP, è apparsa una nuova voce che è quella delle linee di finanziamento. E questa voce, linee di finanziamento, è dedicata proprio alla gestione delle linee di finanziamento, questa nuova funzionalità. Per accedervi si dovrà cliccare o appunto sulla nuova voce linee di finanziamento oppure cliccare sulla campanellina dell'alert. Nell'alert è stato inviato il 6 aprile un nuovo alert dedicato proprio alle linee di finanziamento. E se si seleziona tra le azioni il dettaglio nella voce appunto azioni, sarà possibile visualizzare il seguente messaggio.
Il messaggio è quello appunto che indica che a partire dal 7 aprile 2021 è possibile presentare domanda per la linea di finanziamento Rigenerazione Urbana. Do la parola. Dottoressa Micchiotti, la Dunque. interrompo solo un attimo, mi scusi, e ci segnalano che sentono il suo volume un po' basso. Può magari avvicinare il microfono? Ah, ok. Sì, ecco. Perfetto. Ecco. Chiedo conferma agli utenti, così non rubo altro tempo. Provi a parlare, così facciamo un rapido check. Pronto? Sì? Mi Grazie sentite? mille, prego, può continuare, mi scusi. Grazie, scusate. Allora, la nuova funzionalità GLF che appunto è stata integrata nel MOP. Si compone innanzitutto di una prima pagina che è quella appunto di composta da un cruscotto tramite il quale voi possiate avere subito la visibilità di quelle che sono le linee di finanziamento che sono gestite tramite l'applicazione. Aspettate che alzo il volume. Sono gestite tramite l'applicazione, per cui proprio nei grafici potrete vedere quello che è lo stato delle linee a vostra disposizione, quali sono le amministrazioni centrali che hanno deciso di erogare i finanziamenti di cui voi potreste essere beneficiari e lo stato delle istanze che avete gestito nell'applicazione GLF. Per coloro che hanno ricevuto appunto la notifica, cioè i beneficiari, voi troverete appunto nella lista delle linee questa nuova linea che è stata predisposta di rigenerazione urbana, che è stata predisposta dal Ministero degli Interni. Per poter accedere e quindi presentare un'istanza si deve cliccare sul tasto indicato appunto dalla manina rossa, cioè tra le azioni. A questo punto il sistema vi fa accedere nella maschera di inserimento di un'istanza. Per presentare una nuova istanza si dovrà cliccare nel bottone Nuova istanza. Una volta cliccato sul bottone, il sistema vi attiverà un avviso nel quale vi chiede la conferma sulla creazione di un'istanza per rigenerazione urbana. Dopo aver cliccato su conferma, leggo che è sempre basso, provo ad alzare il volume. Cliccando appunto su conferma si accede alla maschera dedicata al dettaglio dell'istanza. Questa maschera è composta sostanzialmente di tre sezioni. La prima sezione è dedicata alla gestione dello stato dell'istanza, che potrà essere appunto lo stato in bozza quando è appena creata, come in questo caso, oppure quando la andrete a modificare, poi potrà assumere lo stato validata quando è stata sottoposta al processo di controllo di coerenza, di verifica di coerenza e poi successivamente, dopo che è stata validata, sarà possibile scaricare il template, firmarlo digitalmente ovviamente al di fuori dell'applicazione poi ricaricarlo e a quel punto sarà possibile trasmettere l'istanza. Accanto qui ci sono dei bottoni. Questi bottoni vi indicheranno quello che è, i dati di sintesi della vostra istanza e i dati di sintesi appunto della linea di finanziamento per la quale state presentando istanza. Passando poi alla parte più bassa, cioè l'elenco degli attributi generali. Questi sono dei dati che sono predefiniti e indicano l'anno in cui state presentando appunto l'istanza, il codice ente BIDAP, il vostro codice ente BIDAP e la denominazione. Nella parte più bassa saranno presenti l'elenco degli interventi. Com'è possibile presentare un nuovo intervento? Si dovrà cliccare nel tasto Nuovo intervento. A questo punto il sistema attiva questa maschera.
Questa maschera che richiede come prima informazione fondamentale la presenza di un CUP. Per selezionare il CUP da inserire all'istanza si dovrà cliccare su Imposta CUP ed il sistema attiverà questa lista dei CUP. Allora, la lista dei CUP sono quelli attivi nel sistema CUP del DIPE, sono quei CUP che per natura, settore, sottosettore e categoria sono quelli determinati dalla norma, per cui non trovate qui i CUP che non siano in stato attivo, non trovate quei CUP che non rientrano nella definizione in quanto definito appunto dal dispositivo legislativo. Una volta selezionato il CUP, si dovrà confermare la scelta. A questo punto, una volta compilato appunto il dato compilato, selezionato il dato del CUP, bisognerà cominciare ad inserire i dati appunto finanziari della richiesta. La prima informazione che viene chiesta dal sistema appunto l'importo richiesto per quel singolo intervento, e poi si dovrà indicare le eventuali spese, l'importo richiesto per le spese di progettazione esecutiva, indicare quale in quale casistica dell'articolo 3 del DPCM rientra l'intervento e indicare se si tratta di un intervento cofinanziato. Nel caso in cui trattasi di intervento cofinanziato, dovrete indicare quello che è l'ente finanziatore cofinanziatore e qual è l'importo cofinanziato. Poi più in basso dovrete indicare quello che è il costo complessivo dell'intervento e qual è la parte che riguarda invece le spese di progettazione. Più in basso dovrete dettagliare quello che è il piano, dei costi, cioè il cronoprogramma economico dell'opera. Dovrete appunto, potrete nel caso in cui, come nell'esempio qui presente sullo schermo, non è presente un'erogazione di spese per alcuni anni, si può mettere l'importo zero. Il sistema per farvi salvare l'intervento e le richieste finanziarie effettua un controllo, cioè la somma del piano dei costi, delle 6 voci del piano dei costi, dovrà coincidere con quello che è l'importo, il costo complessivo dell'intervento. Una volta che avete inserito queste informazioni, potrete fare salva. Rispondo ad una domanda che ho visto, è possibile inserire nell'istanza anche più di un intervento. Ovviamente il totale dell'importo richiesto per i vari interventi non dovrà superare quanto è il contributo previsto per il vostro comune. Ora, una volta inserito l'intervento o più di un intervento, si dovrà procedere con la validazione dell'istanza. La validazione non è nient'altro che un controllo di coerenza dei dati inseriti. La validazione è possibile accedendo in alternativa da due strade, o dalla lista delle istanze, oppure accedendo dal bottone della gestione degli stati che vi ho fatto vedere prima, dove ci sta la gestione proprio dell'istanza. Quindi è possibile validare cliccando sui bottoni in alternativa, sui bottoni di verifica dell'istanza. Una volta che l'istanza è validata, si può procedere stampa del template per la firma digitale. La stampa del template per la firma digitale deve avvenire selezionando la macchina, qui la macchinina, la stampante con la pennina e dove c'è scritto richiedi firma per stampa digitale. Questo è l'esempio del template. Ovviamente il template, una volta che avrete compilato l'istanza, sarà compilato con in alto la denominazione del comune.
il codice MTBIDAP e sarà poi compilato la parte nella seconda pagina sarà indicato tutte le informazioni che avete inserito nel MOP relative al CUP e le informazioni finanziarie che avete inserito. Ovviamente qui ci sta l'esempio di un CUP, se vi sono più interventi ci saranno più riquadri, ognuno dedicato al singolo CUP che rientra nell'intervento, nell'istanza, scusatemi. Una volta firmato digitalmente il template, sarà possibile allegare questo template all'istanza firmata. Si dovrà per cui nella lista istanze selezionare appunto questo tasto che si chiama Allega istanza firmata. Una volta cliccato questo tasto si accederà a questa maschera che consente di allegare il file. I passi da compiere sono due. In un primo momento si dovrà entrare in questo campo. Quindi selezionare dal vostro PC il file che avete salvato contenente appunto il template firmato e successivamente si dovrà cliccare sul tasto Carica documento. Una volta terminato il processo apparirà il messaggio appunto che il file è stato allegato con successo e apparirà qui sotto. La trasmissione dell'istanza. Effettuata appunto l'operazione di allegare il template, sarà possibile effettuare la trasmissione dell'istanza. Anche in questo caso ci sono due strade tramite le quali è possibile effettuare la trasmissione dell'istanza o dalla lista delle istanze cliccando sulla freccetta. Trasmetti istanza oppure accedendo sempre alla modifica dell'istanza utilizzando il tasto di trasmissione. Una volta effettuata la trasmissione, il sistema consente di elaborare una ricevuta di trasmissione, una ricevuta di trasmissione che sarà in formato PDF. Si dovrà quindi cliccare il tasto Richiedi ricevuta di trasmissione ed il sistema attiverà questa è una parte, ovviamente la parte superiore della vostra ricevuta, di quella che sarà la vostra ricevuta di trasmissione, che conterrà appunto l'indicazione della data e dell'ora dell'invio. La denominazione del vostro ente e l'indicazione del protocollo che viene dato dal sistema. Questo è un file in formato PDF che potrete salvare e tenere nel vostro sistema. Fino al 4 giugno sarà possibile, nel caso in cui riterrete che avete commesso un errore, ci sono delle imprecisioni nell'istanza trasmessa, sarà possibile effettuare il ritiro dell'istanza. Quindi, una volta ritirata l'istanza, sarà possibile quindi ripresentarla, questo entro il 4 giugno alle 23:59, sarà possibile quindi ripresentarla praticamente ricominciando da capo con l'inserimento di una nuova istanza. Anche in questo caso il sistema comunque genera per l'istanza ritirata una ricevuta di ritiro dell'istanza. Con l'indicazione di quando è stata ritirata e la vostra denominazione, qual era il protocollo dell'istanza ritirata. Allora, per ogni intervento di cui si richiede il finanziamento è necessario quantificare quelli che sono gli indicatori fisici di realizzazione. A partire dal 5 maggio 2021 sarà disponibile nell'applicazione MOP una nuova funzione che consentirà di inserire questi indicatori, di cui a breve parlerò.
Sulle modalità di aggiornamento comunque degli indicatori per le istanze già presentate, vi daremo comunque informazioni e comunque pubblicheremo un apposito comunicato. Parliamo di questi indicatori. Allora, gli indicatori, saranno presenti nella sezione fisica dell'applicazione MOP. Cioè, una volta che avete presentato istanza, dovrete effettuare il monitoraggio di queste opere nell'applicazione MOP e nella sezione fisica troverete una nuova scheda, indicatori di linea. Questi indicatori di linea sono i seguenti. Ci sarà il menu a tendina e potrete appunto selezionare l'indicatore di linea più che relativo al vostro intervento sulla base, come diceva il dottor Zottola, del settore, sottosettore, le caratteristiche insomma dell'intervento che state monitorando e che richiedete che sia finanziato. Una volta selezionato l'indicatore di linea, dovrete nella prima parte, nel primo momento del monitoraggio, nella prima fase del monitoraggio, valorizzare il solo valore programmato dell'indicatore. Quindi, una volta salvato, come avviene sempre nell'applicazione MOP, sarà salvato e presenta appunto qui. Sempre sia per gli indicatori che per l'applicazione GLF esiste sempre il help online che si attiva selezionando in alto a destra il punto di domanda e comunque queste sono le nostre indicazioni per il supporto di tipo tecnico relativo alla funzione della piattaforma GLF MOP si può aprire un ticket tramite le funzioni di supporto del portale OpenBidApp, oppure per informazioni amministrative, richieste di informazioni amministrative, si potrà inviare la mail al Ministero dell'Interno, oppure per informazioni su SICUP si potrà chiedere appunto informazioni al Dipartimento per la programmazione e coordinamento della politica economica. Io ho terminato la presentazione e vi ringrazio per l'attenzione. Sì, grazie dottoressa Micchiotti. Io non so se il dottor Ricco deve fare un'integrazione sul tema piattaforma, altrimenti passerei la parola al dottor Zottola per le risposte ad alcune domande che sono pervenute, che sono più critiche o più ricorrenti. Quindi darei la parola di nuovo al dottor Zottola per le risposte puntuali. Grazie. Ecco, allora vediamo di rispondere a qualcuno dei quesiti. Ad alcuni penso di aver già risposto, ma li riprendiamo un attimino. E per altri, magari decisamente più complicati, gli do quella che può essere una possibile risposta, ma magari ci riserviamo pure di fare una valutazione congiunta con i colleghi del MEF e magari di fare delle apposite FAQ. Quindi la prima domanda è quello che diciamo prima, no? Che viene presentata. Gli interventi devono essere inseriti nel programma triennale? Oppure è possibile prevedere l'inserimento in seguito all'assegnazione del finanziamento? Noi abbiamo detto che preferibilmente gli interventi devono essere nel programma. Si sta andando adesso a approvare il bilancio, quindi anche nella nota d'aggiornamento al programma triennale, al DUP, possono essere inserite sull'annualità che si ritiene possibile realizzarlo. Poi lo spostamento è sempre possibile. Ecco, questo magari si fa una variazione. È chiaro che se io ho già approvato il bilancio, sto facendo la domanda e poi inizio l'iter. Per la variazione del programma penso che non ci siano tanti problemi, ma su questo poi magari
Su questa possibilità mi riservo di avere un confronto con i colleghi del MEF. Ancora viene chiesto, è nel finanziamento è ricompresa solo la spesa per la progettazione esecutiva, anche le altre spese tecniche? Abbiamo detto che il finanziamento, questo l'abbiamo ripetuto diverse volte, paga solo la progettazione esecutiva. È possibile il finanziamento di più opere? Cinecchia, certamente è possibile, prendendo un CUP per ogni opera. Per quanto attiene poi al numero di abitanti, a quanto si fa riferimento al 2019, a gennaio 2019, come si fa normalmente per la distribuzione dei contributi al riparto, penso al comma 29. Comunque è il dato ISTAT ultimo disponibile. Possono essere candidati interventi su mobili o aree di proprietà di società interamente partecipate? O la cui acquisizione a patrimonio dell'ente non è ancora finalizzata, mi sentirei di dire no, le aree devono essere nella proprietà dell'ente, a meno che, e comunque, cioè, anche perché altre domande poi hanno chiesto se è possibile fare interventi su un'attività, su aree per la quale sono in atto procedure di esproprio. No. È chiaro che il problema qui è in relazione anche ai tempi, no? Che abbiamo detto essere stringenti. Se poi l'ente prevede di accelerare tutto, potrebbe anche farlo, no? Prima dell'assegnazione del contributo, prima di iniziare, però è chiaro che i tempi sono abbastanza stringenti, abbiamo detto 12 e 24 mesi. Quale sarà lo sviluppo, successivo sviluppo dei finanziamenti? Sarà possibile ritirare le richieste? Certo, questo dopo il triennio, o con lo stesso DPCM o con un nuovo DPCM, vi daremo istruzioni per la presentazione delle istanze e sarà possibile accedere ai contributi relativi agli ulteriori trienni fino all'ultimo biennio, sempre che poi le risorse sembra che ci siano modifiche normative sul programma che ne prevedano magari una riduzione con l'implementazione delle disponibilità finanziarie su altri esercizi finanziari. Poi viene chiesto che nel DPCM, all'articolo 6, si fa riferimento ad opere di importo maggiore a 750.000 euro, mentre quelle di importo inferiore, abbiamo anche qui già detto che il contributo è teso tendenzialmente a finanziare progetti di una certa rilevanza e che l'importo indicato ha valore semplicemente semplificativo, essendo possibile anche finanziare opere di importo inferiore. Poi che altro c'è? Si chiede, non è possibile candidare nuove opere approvate con un nuovo bilancio? Questo qua abbiamo già detto. Possono essere candidati interventi su immobili aree che saranno oggetto di procedure di esproprio, oppure abbiamo fatto cenno. Poi dice, possono essere candidati progetti che prevedono l'acquisizione di aree a patrimonio dell'ente, tali spese possono essere inserite nel finanziamento, le spese chiaramente di esproprio non possono essere inserite nel quadro economico del contributo, o meglio nel contributo. Mi chiede Sisto Astarita se è possibile candidare progetti che riguardano immobili in via di acquisizione da parte dell'autorità comunale, ma il cui acquisito sia pur programmato non sia stato ancora perfezionato. Vale quello che ho detto prima, cioè, in sostanza potrebbe essere anche possibile, però bisogna avere un grande rispetto dei tempi e direi più che rispetto la consapevolezza dei tempi che uno ha per realizzare queste attività di acquisizione a patrimonio dell'ente. Con quale livello di progettazione è possibile candidarsi? Abbiamo già detto che in realtà il DPCM non fa cenno al livello della progettazione, ma esplicitamente fa riferimento solo al finanziamento del livello di progettazione esecutiva, no? Però è evidente che la progettazione è fondamentale ai fini del rispetto dei termini.
In caso di presentazione di una serie di interventi è necessario che ci sia un CUP unico o una serie di sottocoup. Abbiamo detto che è preferibile avere un CUP per ogni opera oppure un CUP o più lotti. Possono essere candidati in progetti già presentati per il Pinqua, che è il programma per la qualità dell'abitare? Direi di sì, fermo restando che poi se si è finanziati lì, si dovrà rinunciare a questa, al finanziamento o viceversa. Ancora la progettazione esecutiva. E poi nel facsimile dell'istante è richiesto di specificare se il contributo è cofinanziato, allora questo costituisce elemento premiale? Abbiamo già detto che è indispensabile per noi conoscere il costo totale dell'opera, nonché se la stessa sia cofinanziata da altri soggetti, anche laddove poi sia superiore all'importo concedibile per quell'ente, no? Chiaramente. Ma che il fatto che sia cofinanziata con qualsiasi altro tipo di strumento non costituisce, per quanto previsto dal DPCM, un elemento preferenziale a fine dell'attribuzione del contributo. Sarà attiva una sezione relativa alle FAQ? Questo vedremo, speriamo di sì, poi sentiremo i colleghi del MEF. In caso di richiesta di finanziamento, chiede Cinzia Benedetti, della progettazione dell'intervento sulla linea di finanziamento della progettazione. Ah, ecco, questo è interessante. In caso di richiesta di finanziamento della progettazione dell'intervento sulla linea del Ministero dell'Interno, quella della progettazione, la cui graduatoria è ancora in uscita, è possibile presentare il progetto? E se si ottiene finanziamento, può essere considerato come cofinanziamento? Direi di sì. È possibile presentare progetti in partnership tra più comuni? Direi che il progetto è possibile, però ogni comune poi presenta per la parte propria il proprio territorio con un proprio CUP, perché comunque il CUP deve essere intestato al comune. Unico criterio di valutazione è quello dell'indice di vulnerabilità? Ebbene sì, l'abbiamo detto, nel caso in cui le risorse disponibili, le richieste presentate superino le risorse disponibili, il criterio di ripartizione che avverrà con un apposito decreto sarà quello dell'indice di vulnerabilità. Se finanziati in un triennio si può ripresentare domanda? Per adesso no, la norma e nemmeno DPCM prevedono, come succede invece per altre tipologie di finanziamento, delle preclusioni alla possibilità di presentare la domanda. Questo però vedremo poi se ci saranno delle modifiche normative. È possibile per un ente candidato a un progetto di riqualificazione di un immobile di proprietà di un ente strumentale partecipato al 96%? Direi di no, anche su questo poi mi riservo un approfondimento con i colleghi del MEF. Poi ancora, il comunicato del 2 maggio parla degli indicatori fisici e segnala che le istanze presentate precedentemente al 5 maggio dovranno essere integrate con le informazioni relative ai CUP per cui si è presentata l'istanza. Con le informazioni relative diciamo, agli indicatori. Concretamente e formalmente, quindi, le proposte inserite prima di tale data non sono registrate come candidate, invece sì, sono domande a tutti gli effetti, sarà poi necessario integrarle con le istruzioni che vi daremo, ma la domanda comunque risulterà acquisita. E io direi che un po' mi sono fermato qua, Fabrizio, perché tu ce ne sono tante altre, però ho avuto il tempo di leggere queste. Quindi poi magari per le altre, se non sono ripetitive, direi che poi magari faremo delle risposte. Se non sono però ripetitive, è chiaro, vedremo se fare se le apposite Sì, fatte. grazie Marcello, sono Bene. arrivate tantissime domande, oltre
oltre 200. Speriamo di aver risposto in questa fase a, insomma, a un numero congruo e significativo di istanze. È evidente, come accennava il dottor Zottola, che alcune di queste richiedono evidentemente una fase di successivo tuning, insomma, di perfezionamento per poter in qualche modo evitare di dare informazioni parziali, o non, dico non corrette, però parziali. Quindi evidentemente anche il confronto con il Ministero dell'Economia dovrà portare, a mio avviso, anche alla pubblicazione di alcune FAQ, perché mi sembra di capire che le richieste di chiarimento sono piuttosto numerose. Per il momento vi anticipo, come è stato spesso richiesto, che i materiali didattici, quindi le slide e la registrazione saranno messe a disposizione sicuramente sul sito di IFEL e di ANCI, credo anche sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia. E quindi nelle prossime settimane avrete ulteriori aggiornamenti su questa partita e su altre, tenendo conto, come è stato chiesto da alcuni di voi, che la piattaforma GLF sarà utilizzata anche per altre linee di finanziamento, quindi sarà occasione per tornarci su e per cercare di capire meglio, insomma, uno strumento che anche in chiave di semplificazione, in chiave di miglior presidio della qualità e della consistenza progettuale delle istanze progettuali, può assicurare effettivamente una gestione più fluida e più efficace della dinamica dei rapporti tra le amministrazioni locali e le amministrazioni centrali. Ovviamente noi di ANCI IFEL siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. E se i colleghi di SOGEI non hanno ulteriori chiarimenti da aggiungere su Scusa, domande. mi Sì, prego Marcello, sì. senti? No, volevo solo Assolutamente. aggiungere, vedevo che un ascoltatore scrive per cortesia solo questa, le spese di direzione lavori, no? Possono essere inserite. Le spese di direzione lavori entrano nella parte finanziabile chiaramente dal contributo, no? Tutto ciò che poi è successivo alla progettazione esecutiva è inserito nel quadro economico e finanziabile, è chiaro, no? Volevo fare questa precisazione perché vedo la domanda qui a video Sì, ho che. visto, sì, una richiesta accurata. Sì, allora io se non ci sono altre, non c'è la necessità di ulteriori interventi, chiuderei qui. Non so se Antonio vuole fare un saluto conclusivo. Vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione piuttosto nutrita. Nelle prossime settimane avrete ulteriori aggiornamenti su questa e su altre iniziative di ANCI IFEL, MEF, Ministero dell'Interno sulla gestione delle varie linee di finanziamento che sono state attivate e che saranno attivate nei prossimi mesi. Grazie a tutti e a Sì, presto. solo per salutare e ringraziare nuovamente. Prenderemo in esame tutte le domande pervenute, poi le valuteremo insieme ai ministeri e insomma, torneremo come di consueto sui soliti canali. Grazie a tutti, soprattutto ai relatori. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie, grazie a voi, buona giornata a Grazie tutti, grazie. a voi, buona giornata.